ragazzi, oggi il video inizia in questo fantastico ascensore con questa fantastica pulsantiera. Costruito nel 1970 è ancora operativo. Oltre all'ascensore, anch'io sono operativo. Sto finendo di fare le valigie e tra poco riparto. La moto è lì fuori, le valigie sono qua, impacchetto tutto e mi metto in sella. Bene ragazzi, sono ufficialmente pronto per partire, o meglio ripartire, direzione Vršac, città in Serbia, città di frontiera. Vediamo chi ha già capito dove continuo il viaggio. Chilometri alla partenza oggi. Vediamo subito, 3.360, si parte! Eccomi di nuovo a Belgrado, mi trovo tra la città di Pančevo e la città di Vršac, sono appena uscito dal comune di Vladimirovac e volevo farvi vedere questo bellissimo panorama. C'è un cielo infinito a 360 gradi. Adesso riparto, mi devo fermare a fare il pieno e dopo si continua. Abbiamo fatto il pieno di carburante in questo distributore e mi trovo a 25 km da Vršac. Su quel cartello si può vedere. E a 39 km dal confine di Stato. Eccomi arrivato nella città di Vršac, città serba di confine. Sto per entrare in Romania. Bene ragazzi, sono ufficialmente entrato in Romania, ho passato il valico doganale senza problemi e sono molto gasato di questo perché sono esattamente 10 anni che non venivo più in Romania in moto. Volevo subito dirvi che io a Vršac conosco un ristorante, si chiama Restaurant Dinar e si mangia da Dio. E ho anche tantissima fame e ho rinunciato a mangiare in questo ristorante buonissimo solo per mangiare la versione rumena dei cevapi, i fantastici Mici. Andrò a mangiarli a Timișoara. È arrivata l'ora di rimettersi in sella. Timișoara è qua vicino e non vedo l'ora di arrivare. Arrivato a Moravica, primo comune rumeno dopo la dogana. E questo è anche il comune delle cicogne, quelle che portano i bambini. Sono appena entrato a Timișoara, in Romania, con questa super bandiera rumena sventolante e questa chiesa cristiana ortodossa. Adesso vado subito a mangiare. Ho appena cambiato 30 franchi in leu, 151 leu, 30 franchi. 30 franchi per tradizione. Guardate quanto sono belli. Li puoi strofficciare e tornano come erano. Adesso si va a mangiare e quello che non riesco a spendere al ristorante lo spendo in benzina. Bene ragazzi, sono arrivato al ristorante finalmente. Ho preso 4 mici e le salsicce fatte in casa. Poi volevo bere una timișoreană, che è la birra tipica rumena, oltre che essere di questa città. Ma mi hanno consigliato la birra della casa, quindi proviamola volentieri, 04. Dopo si va a fare un bel giro in centro perché qua non si può bere e guidare. Tolleranza zero. E qua si ascolta musica serba. Eccole qua, sono arrivati i mici rumeni. Guardate che belli grossi anche. Dopo vi faccio vedere l'interno. E la salsiccia della casa. Ecco qua l'interno, guardate che belli. E si usa a mangiarli con la mostarda. La salsiccia invece è così. E questa mangiata non poteva che terminare così. Bene ragazzi, ho finito il pranzo, ho mangiato veramente bene. Adesso vado a farmi un giro in centro. Se venite in Romania assolutamente dovete mangiare i mici. Consigliatissimo. Hanno un loro gusto, tutto loro. Tanta roba per provare la vera cucina rumena. Poi, se state più giorni, provate anche altre specialità. A Timișoara si sta bene. Mi sono accorto solo adesso che qui siamo un'ora avanti rispetto all'orario di Italia, Svizzera, Serbia, eccetera. Questo vuol dire che volendo da queste parti, se ti metti vicino al confine, puoi fare 2 capodanni. Chi non vorrebbe brindare 2 volte? Il centro della città è strapieno di piccioni. Timișoara è davvero una bella città, c'è questa via pedonale centrale che collega le 3 piazze principali ed è davvero fatta bene. C'è questa chiesa ortodossa all'inizio della via pedonale, ma adesso è arrivato il momento di lasciare Timișoara e continuare ancora più a nord, in un'altra nazione. Ma prima di raggiungere questa nazione si rientra in Serbia, da un altro valico di confine, e scoprirete dopo perché. Bene ragazzi, mi rimetto il casco e riparto da Timișoara. Mi trovo sulla strada che da Timișoara porta a Gimbolia, ho fatto il pieno di carburante per finire i leu, ho preso anche un'acqua. Nonostante questo mi sono rimasti 20 leu, quindi me li tengo come ricordo fino alla prossima avventura in Romania.
Adesso vado verso il valico tra Romania e Serbia e entrerò nella città di Kikinda in Serbia. E poi proseguo per farvi vedere una cosa particolare, una destinazione molto particolare, prima di arrivare alla destinazione finale. Trovo a Gimbolia, città di frontiera in Romania, con ben due dogane con la Serbia. Eccomi a Lunga, ultimo comune rumeno, e poi si entra in Serbia, si arriva a Nakovo e poi Kikinda. Eccomi rientrato in Serbia, 5 minuti sia alla dogana rumena sia alla dogana serba per passare, dato tutto alla grande. L'unica particolarità che non mi era ancora successa, alla dogana rumena mi hanno chiesto anche la patente oltre agli altri documenti. Cosa un po' strana, ma mi ha detto che lo fanno spesso. Eccomi a Kikinda in Serbia, quasi arrivato alla meta che vi svelerò tra pochissimo, ma non potevo andare via dalla Serbia prima di mostrarvi una Zastava. Questa era una delle auto più popolari della ex Jugoslavia, purtroppo in via di estinzione, ormai sono diventate rare. Ecco ragazzi, vi faccio vedere una vera rarità. Questo è il triplo confine tra Romania, Serbia e Ungheria. Qui adesso sono in Romania, di qua sono in Serbia e di qua invece sono in Ungheria. E questo monumento segna il triplo confine. Di qua si va in Serbia. Di là si va in Romania, c'è anche la bandiera, e di qua invece in Ungheria, con il valico di confine. C'è ancora un ceppo di confine con la vecchia sigla SFRJ della Jugoslavia, 1923, e di qua Romania. Qui praticamente sono in Romania, completamente illegalmente, perché qua non c'è un vero valico di confine per entrare in Romania, e di là in Serbia, e di là ancora in Ungheria. Ecco il confine ungherese, con il triplo confine tra Serbia, Ungheria e Romania. Ragazzi, sono ufficialmente entrato in Ungheria, adesso si prosegue verso Seghedino. Ragazzi, sono ufficialmente arrivato a Seghedino, in Ungheria. Ragazzi, sono arrivato a Riva Boutique Hotel, a Seghedino, in Ungheria. Volevo farvi vedere quanto è bella questa stanza. Ho pagato 70 euro per una persona, in realtà guardate com'è bello, qua ce ne stanno anche 10. È praticamente un appartamento. Qui c'è la stanza del soggiorno, qui una specie di cucina con lavandino, tac, camera da letto, bagno, davvero tanta tanta roba per questo prezzo ragazzi, tac, super televisione, e vediamo la vista è su un campo da calcio, e in più ho potuto posteggiare la moto proprio davanti all'hotel con le telecamere e tutto, sorveglianza 24 ore. Tanta tanta roba a questo prezzo ragazzi, consigliatissimo. Più cioccolatini svizzeri della Lindor in omaggio, davvero tanta tanta roba. Bene ragazzi, ho riposato un po', ho fatto la doccia, mi sono cambiato, sono pronto ad andare in centro e a due passi dall'albergo. Da qui in poi inizia il centro storico di Seghedino. Provo in una delle piazze principali di Seghedino, davanti a questa bellissima cattedrale. Cattedrale splendida da ogni sua angolazione. Un'altra bella piazza di Seghedino. Questa qui con i leoni dovrebbe essere la fontana principale della città. Questa qui invece è la sinagoga di Seghedino, immensa e bellissima anche lei. Seghedino, per essere una città relativamente piccola, ha davvero un sacco di costruzioni bellissime. Questo è il ponte sopra il fiume Tibisco. Domani, se mi sveglio in tempo, vorrei vedere la vista di giorno com'è. Questo fiume continua a scorrere, entra in Serbia e continua sempre dritto fino ad entrare nel Danubio. Due considerazioni. Prima su Seghedino, città molto bella, io l'ho vista solo di notte. Domani se mi sveglio in tempo mi piacerebbe fare una passeggiata anche di giorno prima di andare a Budapest. Seconda considerazione, io la lingua ungherese non la capisco proprio. Ma non capisco proprio niente, niente. Zero, zero. Posso leggere un libro intero e non capire neanche una parola. Non so se sono l'unico io a essere così, ma veramente l'ungherese è una lingua molto difficile.
Se volete fare una prova di cosa capite voi dell'ungherese, andate su Wikipedia, aprite qualcosa in italiano che capite bene, poi cambiate il filtro, mettete ungherese, rileggetelo e vedete cosa capite di nuovo. Bene ragazzi, mi sono dimenticato di prendere i chilometri della moto quando sono arrivato in albergo, se mi ricordo lo faccio adesso, se mi dimentico mi sballo la statistica perché alla fine avventura vorrei fare un resoconto. E domani vi porto a mangiare in un ristorante veramente tipico, quindi non sarà né a Budapest né a Segedino, ma sarà sperduto nelle pianure ungheresi dove vanno a mangiare solo la gente del posto e sarà un piatto che prende il nome di questo locale, quindi sarà un locale tipico che serve il loro piatto tipico. Non ho la minima idea di cosa sia, sono molto curioso di vedere il vero cibo ungherese, che non è il goulash che mangia a Budapest nel locale turistico. E niente ragazzi, adesso prendo i chilometri della moto e poi vado a dormire. L'ascensore dell'hotel con tutte le scritte benvenuti in tutte le lingue, è davvero tanta roba. Ecco ragazzi, prendiamo i chilometri di oggi. Allora, vediamo subito. 3.762. Perfetto. Sono le 10 di sera, passate e io vi saluto. Vado a dormire, riposare e domani si continua. Ciao a tutti.